Non sarà un Natale come gli altri, non potrà esserlo. Il miracolo quest'anno sarà poter festeggiare, però, avendo salva la vita. Il numero degli sfollati si è ridotto rispetto ai 300 iniziali. Non mancherà la vicinanza a quanti dovranno trovare ancora riparo nel convento francescano. In silenzio e senza clamori, l'arcidiocesi di Benevento si è mossa con il vescovo a Crocca, che ha fatto distribuire i pasti dai volontari in questi giorni. Da tutta la provincia messaggi di vicinanza al sindaco pisano e dalla comunità. La sede comunale è stata da poco trasferita presso la scuola media, dove il centro di coordinamento dei soccorsi resterà attivo anche nei giorni di festa. Voglio ringraziare tutti, caudini ma non solo, della provincia di Avellino, che hanno mostrato una certa vicinanza alla comunità sanmartinese, e mi chiedo scusa per coloro che non sono riuscito in questi momenti poco di frenetici a potergli rispondere. Dobbiamo ringraziare il Signore se in questa circostanza non abbiamo subito vittime e abbiamo subito solo un ferito lieve, una signora che in questo momento è ricoverata al Romo di Benevento per una rottura del braccio sinistro. Che Natale sarà per San Martino? Sarà un Natale duro che non dimenticheremo sicuramente.